Mister, ci approcciamo a un doppio turno casalingo, abbiamo già alle spalle la bella vittoria di Fasano, cosa ci ha lasciato e cosa ci dà in prospettiva quella vittoria? No, ci dà la consapevolezza che siamo comunque un ottimo gruppo formato da ottimi calciatori, abbiamo dimostrato di essere una squadra che può vincere, può fare bene su ogni campo, ci dà molta più consapevolezza, ci dà una... Sì, ci dà la voglia anche di continuare, perché quando si vince è tutto più bello, quindi sicuramente ci porta dietro questa, ci lascia dentro questo bagaglio di emozioni che cercheremo di rivivere nuovamente. A cercare il pelo nell'uovo diremmo che probabilmente dovremmo essere più cinici sotto porta, se possiamo usare questo termine. Sì, viste le tante occasioni magari che non sono state capitalizzate, sì, però io sono molto contento della mia squadra, sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto, poi il fatto anche di finalizzare molte volte sono dei dettagli che qualche volta va bene, qualche volta va male, però la cosa principale è arrivare lì, arrivare con costanza, e noi ci siamo riusciti nella partita del Fasano, cercheremo di riproporlo in ogni partita. Un allenatore si dice che debba essere più psicologo che un tattico. Quanto è difficile tenere questo ruolo dal punto di vista dell'entusiasmo, cioè volare bassi e mantenere modesti? No, ma penso che sia una cosa naturale volare bassi, perché comunque siamo appena alla settima partita di campionato, quindi come non ci siamo depressi quando magari i risultati non venivano con le prime tre sconfitte di fila, con tutte le attenuanti del caso, così non ci montiamo la testa in questo momento. Però in questo momento abbiamo anche la consapevolezza di essere un'ottima squadra, di aver recuperato diversi giocatori che all'inizio comunque erano fuori, e naturalmente poi in campo è tutta un'altra storia, perché come ripetevo prima, ho finito delle partite con 8 under e oggi invece ho la possibilità di scegliere, quindi sicuramente dal punto di vista tecnico il tasso tecnico della squadra si è alzato notevolmente. Una squadra che, nonostante diciamo i nuovi innesti che magari si riproponevano anche dal primo minuto, ha trovato subito la quadra, segno di un'intesa e di una serietà nel lavoro costante. Sì, io penso che quando comunque ci si allena con serietà, ci si allena con impegno, con molta abnegazione, poi la domenica è lo specchio di quello che succede in settimana. Il fatto comunque molte volte di andare in campo magari anche con gente nuova, per esempio abbiamo recuperato Granato dopo 2 mesi di stop e si è subito integrato bene, vuol dire che in allenamento sono attenti alle cose che facciamo e cercano di riproporle la domenica. Quando poi questo succede è tutto più facile. Abbiamo visto anche Granato, tornando alla partita di domenica, che è andato anche a recuperare un pallone in difesa a fare da schermo, quindi un attaccante diciamo a tutto tondo, nel senso che la squadra così dà una mano. Sì, io infatti nel video che ho fatto vedere la nostra partita ho rimarcato molto spesso questi atteggiamenti, questo di Granato, ma ci sono stati atteggiamenti di Mengoli, anche di Massari, che sono stati molto generosi, lo stesso Caputo anche è stato molto generoso, quindi è sintomo che la squadra ha nel proprio DNA anche questo spirito di sacrificio, il che non guasta mai, perché nel calcio moderno non si può prescindere dalla fase difensiva, che poi è quella che ti fa la differenza nei momenti magari anche di difficoltà. 2 partite interne, l'arco di 72 ore, come si preparano? 2 partite interne, noi giochiamo contro 2 ottime squadre, però siamo consapevoli del fatto che giochiamo in casa e quindi cercheremo di portare a casa il meglio da queste 2 partite. Siamo in un buon momento di forma, cercheremo di far durare questo momento più a lungo possibile. Parliamo della prima partita, l'ultima partita, Nardo Gravina, come te l'aspetti? Sì. Gravina è un'ottima squadra, annovera tra le sue fila dei giocatori molto importanti, è una società comunque che negli ultimi anni è sempre stata alla ribalta, nelle prime posizioni della classifica, e ho visto un po' i giocatori, ho visto diverse partite, è un'ottima squadra. E in questo campionato, se non affronti tutte le squadre con quella grinta, con quella determinazione, fai fatica contro l'ultima, figuriamoci con Gravina che è un'ottima squadra, quindi sicuramente i miei ragazzi si faranno trovare pronti, perché comunque li vedo allenare e sicuramente si faranno trovare pronti. Soprattutto per sfatare un tabù interno a questo punto, perché con Gravina in casa non c'è mai, non abbiamo mai preso i 3 punti. Non lo sapevo, quindi ci sarà una voglia anche in più per sfatare questo tabù.
cercheremo di fare il massimo. Bene, ringraziamo il mister, ricordiamo che la partita sarà visibile in diretta sul canale Facebook della Cinardò. Auguri al mister per i prossimi due impegni e buona serata. Grazie a voi. Grazie.